Spesso tra impegni lavorativi, familiari o eventi imprevisti, il tempo per montare a cavallo si riduce drasticamente. In quasi tutti gli sport, se non in tutti, e l'equitazione non è da meno, la mancanza di tempo è annoverata tra le principali cause di abbandono dello sport. Che cosa fare in questi casi? Come riuscire a conciliare i nostri impegni con la nostra passione? Vi posso dare 4 suggerimenti che ho sperimentato direttamente sulla mia pelle. Io sono Marzia Bisegna, un istruttore di equitazione, coach sportivo e mamma di 2 bambini. E questi sono i consigli che do anche ai miei allievi e posso assicurarvi che funzionano. Primo consiglio: contatta o telefona un amico o un'amica per montare insieme. Vi date appuntamento direttamente in scuderia. Quando si prende un impegno con una persona a cui c'è particolarmente cara, è più difficile rinviare o annullarlo. Secondo, programma con il tuo istruttore gli allenamenti su base mensile, preferibilmente su base mensile e non settimanale, con giorni e orari certi. È come negli impegni e gli appuntamenti lavorativi o negli impegni scolastici, avere una programmazione chiara con tempistiche certe è un modo molto efficace per rispettare le scadenze e portare a termine le attività. Terzo consiglio: osserva un professionista, che sia il tuo istruttore, un trainer o un noto cavaliere che tu ammiri per talento o meriti sportivi. Il solo osservarlo, è stato provato, ma provalo sulla tua pelle, aiuta a trovare la giusta motivazione per rimontare subito in sella e voler migliorare la propria tecnica. Quarto consiglio, cerca di rispettare il tuo ritmo circadiano, quindi trova qual è l'orario giusto per te. C'è chi preferisce montare in primissima mattina, prima di andare a cavallo, prima di andare in ufficio o prima di andare a scuola. C'è chi invece preferisce sfruttare la pausa pranzo. Trova l'orario giusto per te. Non ho altri suggerimenti, però se ne avete voi, postateli nei commenti di questo video in modo che possano tornare utili a molte più persone e insieme riusciamo a ridurre, almeno per l'equitazione, il tasso di abbandono per mancanza di tempo. Quindi non hai più scuse per procrastinare. Cosa aspetti? Sella, monta a cavallo ed enjoy your ride! Ciao!